microfoni di Settimana Sport Cristiano Rossetti, mister del San Cipriano. Mister, avevi previsto anche tu questa gara, una gara così scoppiettante? Eh beh, certo, due squadre di questo livello potevano dare solo vita a una buona partita. Direi che è stata, sono ancora un po', devo ancora smaltirla la partita, è stata veramente una bella partita, giocata bene da loro, giocata bene da noi, ognuno l'ha interpretata a suo modo, ne parlavamo prima col mister, che ognuno ha messo in campo le sue forze e poi alla fine siamo stati premiati noi, ma potevano essere premiati loro, cioè stasera sì, San Cipriano si è qualificato, ma moralmente ci siamo qualificati tutte e due, perché è un delitto che una delle due sia uscita. Ecco mister, oggi sono arrivati 3 gol, in campionato ne avevate subiti solamente 2, però contro il Bortoli ci può stare. Ma sì, ma ci sta, ci mancherebbe altro, va bene così, ci stanno lasciando al buio, però no, va bene, noi siamo una buona squadra, siamo organizzati, ma ci sta a prendere dei gol, specialmente da una squadra come la loro, che hanno un attacco che fa paura a chiunque, dunque quando si gioca contro il Borzoli a farsi segno della croce e sperare che gli attaccanti non abbiano mal di pancia, però va bene, sì, diciamo così, abbiamo preso 3 gol nella partita meno indolore, alla fine no, ha influito meno. Ecco mister, preparerete in modo differente ora sapendo anche di avere alle spalle questa gara, la gara di campionato, o comunque... Guarda, no, ti confermo quello che ho detto finora, cioè per noi stasera era la partita dell'anno, perché dovevamo passare, dovevamo qualificarci, dovevamo andare in semifinale, la società non c'è mai arrivata, ma è un trofeo che manca alla società, dunque noi la partita di stasera è la più importante. Domenica raccoglieremo le energie, faremo qualche cambio, giustamente, però adesso è ancora presto per pensare a domenica, che ci godiamo ancora stanotte questa qualificazione, domani penseremo a domenica, ma noi siamo questi nel bene o nel male, dunque quelli che avete visto stasera saremo domenica, non è un problema. E comunque ti aspetti una gara differente o abbastanza simile anche dal punto di vista tattico? Ma probabilmente per me il motivo della partita sarà più o meno uguale, loro per DNA sono un po' più portati a tenere la palla, noi per DNA siamo un pochino più portati a concederla e giocare sull'errore, dunque più o meno secondo me il canovaccio sarà questo, cambieranno ovviamente da tutte e due le parti gli interpreti, o almeno da parte nostra sicuramente i cambi li faremo e per dare un po' minuti e fiato a tutti, però penso che non sarà una partita granché diversa da questa, però cioè io nonostante tutto vorrei giocarci tutte le domeniche col Bortoli, perché sono una squadra che fa mette agonismo, gioca a calcio, onesti, squadra corretta, però maschia, e viene fuori sempre, vengono fuori le belle partite. Sono di rito, ma faccio comunque i complimenti a loro, al loro mister, perché non è facile anche con un mister così giovane saper gestire un gruppo così di giocatori importanti, e si vede che ha del talento, gli auguro di fare della strada, di arrivare in alto, perché per quel poco che ho visto fra l'anno scorso e quest'anno, secondo me se lo merita. Grazie mister. Grazie a voi.